parti di maiale per preparare la spianata calabrese sono il prosciutto e la spalla. Più o meno fate 60% di prosciutto e 40% di spalla. La carne che è stata già tritata in maniera più fina rispetto alla soppressata, rispetto anche alle salsicce, sono 6,5 kg. Adesso vi do le dosi per preparare 1 kg. Io metto 27 g di sale per ogni chilogrammo, poi si mettono 60 g di salsa di peperone dolce, 10 g di pepe in polvere dolce, mettiamo 6 g di peperoncino in polvere e 6-7 g di pepe nero spezzato. Visto che devo preparare 6,5 kg di carne, per spianata metto 175 g di sale, 430 g di salsa di peperone dolce, poi metto 65 g di pepe rosso in polvere dolce, poi metto 30,5 g di pepe rosso piccante e poi metto anche pepe speziato 40 g e acqua quando basta. Adesso si tratta di mescolare tutti gli ingredienti amalgamandoli almeno per 20 minuti. Possiamo già mettere un po' di acqua, come a poca. L'acqua può più o meno quando basta ci renderemo conto, ma più o meno ce ne potrebbe volere almeno 400 ml. Allora mettiamo già, facciamo in due riprese, un po' di sale. Poi mettiamo il pepe dolce. Poi mettiamo anche il pepe piccante. Mettiamo anche un po' di pepe nero spezzettato, ecco. E possiamo cominciare già con un altro po' di acqua ad amalgamare il tutto. Noi mettiamo l'acqua, poi la gente può mettere altre cose, ma con l'acqua in questo caso mettiamo solamente nella soppressata il vino. In questo caso non parliamo di spianata. Poi se volete mettere anche un po' di vino ce lo potete mettere. Però mentre l'acqua se ne va via, il vino rimane, quindi il sapore poi decidete voi, insomma. Cioè, nel senso che l'aroma del vino rimane. Allora, già possiamo mettere un po' della nostra salsa, questa è biologica. Ecco qua. Si è preparata delle macchie, delle coserie. E possiamo ancora amalgamare tutto. Importante girare bene l'impasto, è fondamentale questo passaggio, sia per il sale, sia per tutti gli aromi, sia per rendere l'impasto veramente omogeneo. Molte persone trovano qualche problemino proprio perché forse pensano che sia già sufficiente 5-10 minuti. In realtà ci vuole almeno 20 minuti anche per questa quantità. Adesso mettiamo ancora un po' di pepe, un altro po' di pepe in polvere dolce. Un po' di quello piccante, ecco, e cominciamo ancora a massare dal basso verso l'alto, girando anche la bagnarola in questo modo, così vi trovate sempre precisi. Possiamo già mettere il sale. Mettiamo tutto il resto, mettiamo anche il pepe rosso, quello piccante. Questa è a discrezione, vedete voi, se vi interessa di meno mettete di meno, se vi interessa di più mettete di più, ma non esagerate. Ecco qua, possiamo mettere anche la nostra salsa. Questa roba è già. Adesso possiamo mescolare tutto. Si va avanti così, adesso mettiamo un altro goccio d'acqua, giusto giusto. Quindi l'acqua più o meno apprezzate 300 ml per questa quantità. Forse anche 250 vanno bene. E si va avanti così, vedete, per 20 minuti. Si gira così. Diciamo 15 minuti minimo, ecco.
Se si va avanti così, facciamo vedere poi a finire il risultato. Ecco, dopo più o meno 7-8 minuti, come si presenta. Ogni tanto fate anche questi movimenti così, vedete? Quasi a schiacciare, un po' come si fa il pane. È importante perché deve essere veramente tutto omogeneo. Questo è il passaggio fondamentale per la stagionatura. Se no può rischiare che qualche punto rimane scoperto e quindi poi da quello si rovina, diciamo così, l'intera soppressata più o meno. O perlomeno diventano meno di qualità, ecco. Vedete, dopo più o meno 10-12 minuti, siccome la quantità è di meno, quindi ci vogliono anche tra i 10 e i 12 minuti. Vedete la rossa, vedete? È tutta quanta dello stesso colore. Ovviamente più aumenta la quantità che dovete girare, più il tempo richiede più tempo, chiaramente. Però meno di 10 minuti non lo fate mai, ecco, di regola. Ok, ci siamo, vedete? Per me l'impasto è pronto. Questo rimarrà così per almeno 12-13 ore e poi domani faremo le nostre spianate. Ok. Dopo più o meno 13-14 ore siamo pronti adesso per preparare le spianate calabresi. Vedete l'impasto come si presenta bello vivo rosso, bello amalgamato. E utilizziamo questi veli per riempire la nostra schiacciata. Questi sono quelli più piccoli, non ho trovato di più. Però già questi qua sono più che sufficienti per fare una bella schiacciata calabrese. Poi ci sono quelli più grandi, quelli più grandi che non si trovano spesso reperibili nella nostra zona. Comunque questi qua sono più che sufficienti. Anche perché qua dentro ci possono andare anche 2 kg di roba. Adesso noi non utilizziamo la macchina, possiamo mano a mano riempire con le mani in questo modo. E possiamo addirittura anche mettere l'involucro qua dentro e possiamo, vedete, mano a mano, un po' alla volta, riempire tutto. Conviene sempre farci una mezza mescolata, vedete, perché è importante rendere l'impasto sempre, diciamo così, abbastanza liscio. C'è il rischio che possa rimanere un po' di aria, magari anche dentro l'impasto. Invece noi facciamo questo movimento qua, vedete, e poi possiamo riempire. Con un po' di pazienza, adesso noi, mentre che andiamo avanti, dobbiamo cominciare piano piano, ovviamente dobbiamo, vedete, sempre pressare sempre di più. Adesso noi possiamo anche forare, vedete, se magari c'è un po' di aria possiamo tranquillamente farlo uscire. Vedete com'è già pressata? Andiamo avanti. Ne facciamo vedere solamente una. Cerchiamo sempre di forare in questo modo. Così, se c'è un po' di aria, esce. Sembra che ce ne vada poca, ma in realtà ce ne va un bel po'. Diciamo almeno 2 kg. Ok. Adesso noi legheremo la nostra schiacciata. A questo punto, vedete, possiamo anche in questo punto qua, vedete, legare in questo modo. Un paio di giri. Il nostro, vedete, la nostra schiacciata è pronta. Adesso queste qua ovviamente andranno poi messe sotto pressa e devono essere poi ovviamente schiacciate.
Possiamo adesso anche ancora con l'ago ripassare tutta quanta la nostra schiacciata o la nostra spianata, come la volete chiamare. Ecco le spianate pronte. Come vedete, devono essere abbastanza compatte, ecco. Però attenzione che non devono essere proprio strette, strette, strette al massimo, perché questo budello, ecco, si potrebbe anche rompere. Quindi attenzione, tutti i punti devono essere coperti. Quindi fate in modo che sia tutta la carne distribuita in maniera perfetta. Poi vanno anche forati con l'ago. È importante anche non stringere in maniera troppo forte forte, perché devono avere adesso la pressatura. Lasciare almeno, vedete, questa, vedete, più o meno così. Adesso noi le metteremo sotto pressa per almeno, diciamo, almeno 48 ore. Ecco, adesso abbiamo messo le nostre spianate sul listello di legno. Poi adesso abbiamo messo anche questa tovaglia, ecco. Adesso questa tovaglia verrà sovrapposta, poi metteremo un'altra tavola sopra e dei pesi. Vedete la tovaglia sovrapposta? Adesso metteremo un'altra tavola e dei pesi sopra. Più o meno metteremo più o meno intorno a 100 kg di peso, ecco. Ecco i pesi. Sono stati messi adesso questi due fusti da 50 kg l'uno, quindi metteremo qualche cosa già domani. Quindi gradualmente metteremo qualche peso in più strada facendo. Tengo a precisare, anche se la tavola è poggiata per terra, ma non poggia ovviamente sui mattoni. Quindi c'è una tavola pulita per terra, un'altra sovrapposta. D'altronde mettere questi pesi su un tavolo è molto più complicato, e poi comunque il sostegno del pavimento in questo caso è molto più rigido e molto più forte, ecco. Ecco le spianate dopo 2 giorni di pressatura. Vedete? Adesso non saranno direttamente appese, ma le lasceremo su un qualche cosa tipo una grata, ecco, per almeno 2 giorni. È importante questo particolare perché si rischia che possano cadere giù. Quindi si devono assestare, come si dice. Normalmente le spianate vanno lasciate praticamente schiacciate, come avete visto. Io voglio fare questa variante perché mi sento più sicuro ad appenderle così. L'ho legata adesso con queste girate di filo, quindi facciamo più o meno una via di mezzo tra una spianata e un salume. Se volete la spianata la lasciate come prima, altrimenti la potete legare per una maggiore sicurezza quando vengono appese, perché il peso potrebbe in qualche modo creare qualche problema. Io provo così, che mi dà una sicurezza maggiore.